Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Megaton Musashi Wired. Lo scorso episodio è stato di grande importanza perché ci ha fatto scoprire qual è stato il vero scopo dell'attacco alieno nei confronti della Terra. E abbiamo scoperto che c'è questa entità gigantesca che voleva controllare il pianeta della regina, e lei ha detto: beh, dobbiamo cercarci un'altra casa, e quindi che facciamo? Andiamo sulla Terra, l'unico posto più vicino e abitabile, se pur comunque con delle difficoltà, che abbiamo a disposizione. Vediamo insomma cosa c'è da fare oggi. Divinità gigante, capitolo 19. Sono passati diversi mesi e le giubbe blu continuano a discutere dei loro piani. Yamato si unisce a Ryugo e Teru, a Occhio Terrestre, per partecipare a una cerimonia di commemorazione per i dispersi del rifugio. Quindi quelli che non ce l'hanno fatta sono morti, purtroppo, e quindi sono da commemorare come è giusto che sia. Tra l'altro, ho completato una missione extra che però me la dava come missione della storia ed era quella che ho attivato nello scorso episodio, ovvero quello di andare a cercare rifugi a Zaxxon, se non sbaglio. E l'ho fatta e mi ha sbloccato un altro androide che ci aiuterà nella ricerca di materiali. Quindi magari dopo gli andiamo a dare un'occhiata e magari facciamo anche qualche altra missione extra, perché no? È stato registrato un accesso nel frammento di dati. Qualcuno ha copiato il frammento dei dati? Sì, qualcuno non proveniente dall'Ixia. Questo frammento dei dati potrebbe essere un duplicato. Credi che non abbiano preso i Tractor? Se fosse così l'avrebbero distrutto in modo che non potessimo metterci noi le mani sopra. E chi allora? Ci sono altri terrestri oltre a noi là fuori a raccogliere frammenti dei dati? Molto probabilmente è così. Chi potrebbe mai essere? Ah, quindi ci sono degli umani che passano le informazioni ai Tractor. Ah, ma il sindaco non è più però. Bene, presto daremo inizio all'ultima riunione strategica sul martello degli dèi. Quindi se non li sconfiggiamo non possiamo proseguire. Era ora che arrivassimo a questo, ma possiamo davvero riuscirci? Stando a Margaret hanno in serbo qualcosa di speciale. Oh, non vedo l'ora di vedere di che si tratta. Abbiamo anche sbloccato la funzione Kabuki sul Maximus, che è il rogue che usiamo con Jun. Quindi dovrebbe sbloccarne uno anche con Ryugo o con Teru. Con Reiji! Ma cominciamo il briefing della missione alla fortezza di martello degli dèi. Date un'occhiata qui. Oh, quello ovviamente, come l'ho detto, è sicuramente un rogue. O un Megaton addirittura potrebbe essere. Abbiamo realizzato questa mappa delle basi grazie ai dati raccolti con i droni telecomandati. Come sapete, intorno a Martello degli Dei c'è un forte campo gravitazionale. È impossibile avvicinarsi dal cielo. Seguiremo una rotta terrestre, partendo da 80 click di distanza per avanzare verso la torre. Sembra complicato. Avanzeremo verso la torre di Martello degli Dei attraverso tre rotte principali. Divideremo la nostra squadriglia di roghi in tre gruppi che si avvicineranno simultaneamente su tre percorsi diversi. Non sarà una passeggiata. Difenderanno la loro base con tutto ciò che hanno. Ecco perché abbiamo escogitato il piano della notte dei Tractor viventi. Che diavolo è? Useremo un disturbatore di frequenza per manipolare le unità senza pilota. Diventeranno degli zombie a tutti gli effetti, incapaci di distinguere tra amici e nemici, e spareranno indiscriminatamente. Davvero? Beh, è una mano essenziale per far sì che possiamo avvicinarci alla base. Sembra divertente, grazie Masamune Kuze. Anche lui forse dovrebbe sbloccare il Kabuki, perché no? Va bene, ci invieranno altri dettagli ai nostri dispositivi. L'operazione inizia domani mattina, assicuratevi di essere pronti. Metà della fiducia in se stessi viene dalla preparazione. Eh sì, se uno ci va preparato, dice sicuro, no? Ma questi sicuramente non stanno con le mani in mano. Però loro se la cillano col calice divino e via. Che è Veola probabilmente, eccolo qui. Mi ha mandato a chiamare, imperatore? Veola Gidez, così sei venuto. Sono onorato che si ricorda il mio nome. Ti ricordi di tuo fratello? Ha abbandonato la sua casata per servire il palazzo reale. Si chiamava Sarzant Evol. Ah. Ok. Io non ho alcun fratello. Oh, eppure lui e io siamo legati dal destino. Che siete parenti o meno non ha molta importanza, ma voglio dirti una cosa. Si dice che Sarzant sia stato ucciso da un Terran.
In realtà l'ho ucciso io. Ti dico che sono stato io a uccidere tuo fratello con le mie stesse mani. Era un grande uomo, ma io mi dispo di chiunque si metta sulla mia strada. Mi disprezzi, Veloa? Ti unirai ai ribelli e mi combatterai? No. Non vedo perché dovrei rivendicare un uomo che non ho mai conosciuto. Bene. Sei stato assegnato all'unità di difesa di Godemgor. Distruggi la nave Terran. Vai. Agli ordini. Ma secondo me un po' che il fratello è morto ne ha risentito, dai, sennò non avrebbe fatto quella faccia. A meno che non era sorpreso che è stato un alieno a uccidere il fratello e non un Terran. Oh, ma quindi loro sono amici ora? Abbiamo imparato moltissimo da quando ci siamo infiltrati nel rifugio. Continuerò a monitorare e a raccogliere informazioni su quel ragazzo, Yamato. Certo, quindi sono loro che passano le informazioni ai Draktor e tutto il resto. Va bene. Era ovvio che ci fosse qualcuno all'interno, sennò come facevano? Dottore, ecco i risultati degli esami. Sembra che abbia effettivamente sia geni Draktor che terrestri. Sì, lo andiamo millantando da 10 episodi ormai. Ma il suo corpo non è dissimile da quello di una terrestre. Non dirmi che... Hai sentito, Mrs.? Che vuoi dire? Seguili. È impossibile pensare che i loro geni non abbiano alcun effetto. A me sembra una bambina normale. Dobbiamo indagare più a fondo. Sangue Draktor e terrestre uniti. Vuoi vedere i dati? Sì, mostrameli. Se ne sono andati? Quella protella è di sangue misto. Sangue misto. Cioè in lei scorre sangue di un abitante di questo pianeta di un Oxeidon. Incredibile. Forse è questa stessa creatura il dono dell'evoluzione che abbiamo cercato tanto a lungo. Se è così potremmo trovarci davanti a una scoperta straordinaria. Dobbiamo informare subito Lord Griffiths. Che cos'è stato? Sta arrivando qualcuno. Presto, dobbiamo nasconderci, ci vedranno. Mirai, tu lo sai chi sono? Sono il tuo... Eh? Questo non è di Sayaka. Maledizione, abbiamo un altro intruso alieno? Se è così, devono essere qui per Mirai. Devo portarla via da qui. Dove sta andando? Sospetto che voglia nascondercela perché sa della nostra presenza. Informerò immediatamente Lord Griffiths. Aspetta. A pensarci bene, non credo che dovremmo ancora fare rapporto Lord Griffiths. Spiegati meglio. Mi piacerebbe studiarla meglio prima di farlo. Penso che questo andrebbe a nostro vantaggio. Immagino di sì. Almeno per ora non dovremmo spiegare perché ce la siamo fatta scappare. Quello è il problema, infatti. Non che dovresti studiarla meglio. Beh, hanno rubato la bambina. Beh, non è che l'hanno rubata, però... Teru sicuramente la voglio dice, guarda, l'ho portata via da qui perché c'è un altro intruso alieno. Stiamo attenti, non si sa mai chi potrebbe essere. Io punterei il dito sui nuovi arrivati, visto che prima non c'era niente di concreto, eh. Bene, dobbiamo andare via all'assalto contro la fortezza dei Draktor. Non deludermi domani, compare, ma con un rogue come Goldrake, cioè... Ma di che stiamo parlando, ragazzi? È Goldrake, cioè... Come possiamo fallire? Yamato, scusami per la bruschezza, ma possiamo vederci davanti alla sala giochi Mega? Sì, certo, ma che succede? Te lo dirò dopo, ti prego, sbrigati. Ok, ricevuto, aspettami. No, c'è anche Ryugo, probabilmente ora ci dirà di Mirai. Te ora ha chiamato anche te, eh?
Già, forza Teru, sputa il rospo. Dopo che saremo passati dal giardino dei girasoli. Aspetta, andiamo da me. Perché? Ho chiesto a tua madre di farmi un favore. Dice sul serio? Ora sono curioso. Non è meglio se lo vedete entrambi con i vostri occhi. ここがゴデムゴアか。このボイド・バレン、お待ちしておりました。久しぶりだな、ボイド。Ma certo, quel giorno fatidico, vero? Ah, quando sono stato bollato come traditore e imprigionato. E pensare che ora ti ritrovo come comandante di una base. Cosa dire se non che Lord Griffiths ha buon occhio per le persone? Questa è un'affermazione che non sarò di certo io a smentire. Non dopo che mi hai concesso tanto gentilmente la libertà. E tu saresti? Permettimi di presentarti Zaskar Dain, la divinità guardiana di questa fortezza, se vogliamo. Intrigante. Una bambina? Amico, hai trovato questa bambina abbandonata? No, lei è mia figlia. Ah, ok, ero sicuro che l'avessi trovata. Aspetta, cosa hai appena detto? Questa è mia figlia, Mirai. Che cosa? Figlia tua e della comandante Minami. Devo dirtelo, è così assurdo che non riesco neppure a pensarci. Tutto quello che so è che ora questa bambina rappresenta la speranza di Sayaka di unire due mondi. Teru. Per questo ho deciso che porterò avanti il mio sogno di Sayaka fino in fondo, per lei. Perché mi hai salvato? L'ho fatto e basta, c'è bisogno di un motivo specifico. Ma non ci guadagni nulla. Allora diciamo che non avevo alcun motivo per ucciderti. Per me non faceva alcuna differenza che tu vivessi o morissi. Ma non devo essere stato facile portarmi qui per proteggermi. Di sicuro non ti manca l'intelligenza. Se insisti te lo dirò. Volevo semplicemente comprendere meglio voi Terran. Sayaka. Ma la comandante Minami era un'aliena, giusto? Quindi il fatto che lei è con te è assurdo. Teru, perché ci dici tutto questo? Non sei il tipo da parlare delle proprie relazioni con i suoi amici, specie se si tratta di relazioni tanto ambigue. Volevo condividere il nostro segreto con delle persone di cui mi fido, casomai dovessi morire nella prossima battaglia. Dannazione, Teru. Noi siamo la prova che due persone nate sotto stelle diverse possono innamorarsi e diventare una famiglia. Ricordatevelo. Una famiglia, eh? Raccontamene un'altra. Una Protel che possiede sia Genix Idol che Terran. Cosa dovremmo fare? Lasciamoli stare. Potrebbe anche essere irrilevante una volta cominciata la battaglia. Quindi procediamo a mandare in crash il sistema di combattimento di questo rifugio? No, non dobbiamo fare neppure questo. Che vuoi dire? Non ho ricevuto alcuna istruzione sulla tecnica di hacking necessaria per farlo. Capisco, quindi nemmeno tu sai come farlo. Ma allora perché darci quest'ordine?
Perché temo che Shinnok voglia usarci come delle bombe una volta che saremo penetrati nell'area dei sistemi della nave. È insensato! Ora ci trattano come dei Little, ma abbiamo ancora impiantati in noi circuiti di autodistruzione in quanto Shida. E Shinnok intende sfruttare il suo vantaggio. Non puoi essere serio! Sono serissimo e mi rifiuto di fargli la pedina. Ma soprattutto c'è un posto dove vorrei andare prima di partire. Allora, è una cosa che mi fa strano. Perché un bambino non potrebbe nascere da un rapporto tra un umano e un alieno? Cioè, non c'è mai stato un precedente perché neanche sapevano che il DNA era molto simile. L'ha detto Ryder. Detto, non sapevamo neanche che il DNA potesse essere così simile tra i Terran e gli alieni. Quindi, come potevano essere certi che non potesse esserci nessun tipo di unione, di qualcosa che potesse nascere dall'unione dei due geni? Quindi la popolazione potrebbe rinascere tra umani e alieni. Molto strano. Oh, eccolo qua, all'ospedale. Allora ti ricordi che sono stato io a salvarti? Sì. Sono venuto a dirti addio. Ma perché stai andando in un posto lontano? Sì, e non credo che tornerò. Vuol dire che stai andando a combattere, vero? Come fai a saperlo? Diciamo che ho avuto un presentimento. E che presentimento? Solo cerca di non morire, ok? Quanto ironico che tu me lo dica. Permettimi allora che te lo dica anch'io. Sopravvivi a qualsiasi costo. A presto. Martello degli dèi in vista! Presto entreremo nel suo campo gravitazionale. L'ora è finalmente giunta, eh? Diamo immediatamente inizio all'operazione Martello degli dèi. Iniziamo la discesa verso il punto base della missione. Preparazione dell'X per l'atterraggio. という種族として生きてきました。 何の疑問も感じずに。 ですが、 私は皆さんとこの 3ヶ月を共に過ごし、 シドルの思想には 誤りがあると分かりました。 皆が肩を組み、 歌を歌い、 明日への希望を語らえる、 かつて体験したことのない、 心から素敵な時間でした。 私はシドル全体をそんな国にしたいと思っています。私の名はアーシムライア。かつてシドルのプリンセスでした。アーシムライア、まさかあのアーシム姫か。ですが、もうそんな事は関係ありません。これから先、皆さんは私と共に シドルの新しい道に向かって歩き出してほしい。新しい道。その道はあまりにも遠く、険しい。ですが、力を合わせればきっと切り開けるはずです。私はこの星に生きるテラウシと我らシドルとの共存の道を探したいのです。
Bene, questa è parte della missione che vi stavo dicendo appunto prima, alla ricerca di androidi. Individua l'androide danneggiato Zaxxon, le sue banche dati potrebbero contenere informazioni utili. Io farei prima questa, molto velocemente. Voglio vedere se magari ci dà qualche informazione per qualche arma più forte. Anche se non è proprio detto che avere armi più forti sia proprio il massimo della vita, perché le armi comunque vengono potenziate quando vai in battaglia e possono salire di livello. Quindi non è detto che un'arma nuova sia più forte di un'arma che stai già usando, perché magari ha un livello più alto. Diamoci da fare però. Facile, insomma, una cosa molto veloce. Dai, è stato bellissimo. Vai, vieni qua, dai. Mamma mia, ragazzi, siamo delle macchine incredibili. Per ricaricare sta arma è un po' lenta, però quando si carica poi... Ok. Ah, abbiamo trovato dei segni di danni minimi con degli androidi con disegni di danni minimi. Recuperate anche i resti del rogue, già che ci siete. Fatta quindi. Buono, molto veloce, l'ho detto. Ed ecco l'androide. Uguale al nostro amico. Uguale a Kota. Purtroppo non siamo riusciti a ripristinare nemmeno uno degli androidi recuperati. Siamo comunque riusciti a estrarre alcuni dati video. Ne riproduco subito due. Questa è roba importante comunque da fare allora. Ripeto, l'enorme robot che è apparso improvvisamente in città dotato di un'arma con gas velenoso. Quindi è questo quello che ha reso l'aria irrespirabile. E non essendoci alberi al di fuori dei rifugi, siamo messi malino. Anche poi nei rifugi comunque l'aria non è proprio respirabilissima. Mi ricordo tutto. Un giorno una squadra di rogue nere ha fatto improvvisamente la sua comparsa al rifugio. Quei rogue hanno usato armi con gas velenoso e hanno ucciso tutti in un batter d'occhio. Che cosa è stato? Il comandante e Sofia sono morti proprio davanti a me. Prima ancora di rendermene conto stavo correndo verso il rogue. Non ho ottenuto granché, come avrete capito. Ora sono solo una testa. Aspetta, quindi hai cercato di proteggere il comandante? Che cosa è logica da fare per un androide? Erano importanti per lui. Questo potrebbe averlo spinto a reagire in modo non dissimile a quando ne proviamo rabbia. Sono inutile. Sono un androide di servizio. Eppure non sono riuscito a proteggere loro due. Dovrei essere dismesso. Cody, c'è una cosa che vorrei verificare con te. Quando ti abbiamo riavviato, c'erano alcuni dati a cui non siamo riusciti ad accedere. Ora che hai ricordato tutto, puoi accedere a quei dati? Io penso di poterlo fare. Oh, comandante Zaxxon. Cody, ti affido la posizione del frammento di dati nel caso mi succedesse qualcosa. Se Zaxxon dovesse mai cadere, devi consegnare questo frammento di dati ad altri rifugi. E di loro che il popolo di Zaxxon ha combattuto con forza per sopravvivere. Un giorno, la testimonianza della nostra lotta potrebbe ispirare la speranza in altri. Infine, Cody, non ho parole per esprimerti quanto tu abbia contribuito a risollevare lo spirito mio e di Sofia. Sei stato la nostra famiglia. I giorni che abbiamo trascorso con te sono stati più felici che abbiamo mai avuto. Comandante, comandante, è questa la tristezza. Aspetta, sto piangendo, un androide che piange.
condividerò la posizione dei frammenti ridati di Zaxxon con Lixia. Se non foste venuti a prendermi, non sarei stato in grado di mantenere la promessa fatta al comandante. Mi assicurerò che tutti si ricordino del popolo di Zaxxon. E se Lixia dovesse cadere? Spero che non accada mai. Non lo permetterò. Farò tutto il possibile. Decalcomani a Zaxxon. Ecco, in realtà ti dà solo un po' di backstory e una decalcomania. Non è che sia proprio il massimo della vita fare queste missioni, se non per avere altri pezzi di storia, ecco. Allora, iniziamo questa maratona. Dai! Non penso di farla tutta quanta in un video, tutta oggi ovviamente. Magari la prossima volta finisco le altre. Determinati a morire. L'operazione Martello degli Dei è iniziata. Aspetta l'impulso di interferenza prima di marciare verso la fortezza. Livello ovviamente normal e let's go. Potenza 290.000 è aumentata grazie al fatto che il martello è arrivato al livello 5. Assegnazione dei codici tattici. Mostrate la posizione di ogni rogue sulla mappa. Ricevuto. A tutte le unità rogue pronti per l'invasione. Yo, Teru, che te ne pare del nuovo modello? Ho notato alcuni piccoli miglioramenti delle prestazioni. Ti farò sapere dopo averli provati. Ho anche stato detentato di disturbo delle frequenze in tutti i rogue. Impediscono al nemico di identificare i propri alleati. I disturbatori dovrebbero funzionare a patto che li attiviate quando siete dietro le linee nemiche. Quindi è questa l'arma segreta per l'operazione delle notte dei Draktor viventi, eh? Tenete presente che anche se funziona i nemici non diventeranno improvvisamente alleati. Invece nella confusione probabilmente attaccheranno indiscriminatamente, quindi dovremmo stare attenti anche noi. È comunque incredibile che li stiamo invadendo. Sembra davvero venuto finalmente il momento per la Terra di contrattaccare. Beh, a giocare solo in difesa ci si annoia in fretta. Quindi vediamo di darci dentro con questo attacco. Che dite di far risaltare tutti in aria oggi? Non vedo l'ora di scatenarmi. Se lo chiedi a me non sarebbe male tenerci un po' a freno. Beh, non te l'ho chiesto, no? Quindi chiedi la bocca. Quanto acida. Shizuka, che ne pensi del nuovo modello Brahms? Non ne sono ancora sicura, ma senz'altro finirò per padroneggiarlo. Credo in te, Shizuka, se c'è qualcuno che può sfruttare tutto il potenziale di quella macchina, sei tu! Reiji, dimmi, che ne pensi della versione a due gambe di Arthur Riser? Sembra facile da spostare una volta che ti ci abitui. Quattro gambe gli danno una mobilità spaventosa su ogni genere di terreno, ma nulla batte la velocità di due gambe, eh? Sono d'accordo. Ma veramente quattro zampe sono più veloci di due, ma comunque. La squadriglia Bushi fornirà supporto a tutti e tre i punti di irruzione delle unità Megaton. Colpiteli con tutto quello che avete, soldati, non trattenetevi! Oh, sì, sarà lo scontro del secolo! Cioè, primi nemici? Dove sono? Vieni qui, amico mio. Ehi, tu qui, che fai qui dietro, eh? E tacchi alle spalle come un vero codardo? Dov'è il prossimo? È qui? Ui, attenzione a quello, Spostatevi da lì! Ah, ragazzi, però. Non prendete danni a caso. Ah, oddio, troppi non ne hanno presi. Alla fine ce ne ho presi di più io. No, questi no.
Allora, i Kabuto sono tremendi da sconfiggere. Ok, quello a terra è andato, bene. Ok, ehi, che succede? Beh, era ora che si attivasse questo impulso che danneggia il loro sistema. E ci picchia. Sono carichissimo, fatevi sotto! Impulso di interferenza su Sparkman Wave. Ecco Yugra e Mises. Yugra, cosa c'è? Davvero dobbiamo distruggere Terran? Io... Dobbiamo farlo. Per Xidol, la nostra patria. O forse per la conquista di altre razze da parte di Xidol. Yugra. Perdonami. Ignora quello che ho detto. No, in realtà penso anch'io lo stesso. Mi solleva sentirtelo dire, però... Combattere l'unica alternativa che abbiamo. Purtroppo. Quello è... Sì, il vero asso tra i piloti, Zaskar Dine, la macchina da guerra perfetta. Non ti sembra strano? Cosa? Il fatto che Terran abbiano lanciato questa invasione nonostante la loro tecnologia sia di gran lunga inferiore. Molto perspicace, Yugra. Hai ragione. Un traditore Xidol sta aiutando i Terran. Oh. Un individuo che spera nella pace tra i Terran e gli Xidol. Ramleya Lau. Shinog, che ci fai qui? Perché volevo assistere a questo momento di persona. Perché, se no? Lady Ramleya. L'aiutante della regina. Sì. Si è nascosta su questo pianeta e ha fornito ai terrestri la potenza necessaria per combattere. Che cosa? A proposito, non vi avevo dato istruzioni di sabotare i loro sistemi? Ci rifiutiamo di essere usati come tue pedine sacrificabili. Così avete capito. Me lo sarei dovuto aspettare da degli Shida elevati al rango di Little. Ben fatto. Eppure, invece di morire fedelmente come vi avevo ordinato... Vi siete sottratti al vostro dovere di Xidol. Curioso. Ma sono un uomo generoso, quindi sarò clemente. Per stavolta. Bene, bene. I Terran sono pieni di sorprese. Che sviluppo inatteso. In attesa degli ordini, signore. Lasciate che continuino con il loro assalto. Voglio testare la forza di questa fortezza. Velo a Gidez al rapporto. Sono stato assegnato all'unità difensiva di Godemgor. Non mi interessano le formalità. Vai a fare il tuo lavoro e basta. Detesto quando mi fanno perdere tempo prezioso. Specie se si tratta di resoconti inutili. Come pensavo, il tuo posto è sul campo di battaglia, non sulla sedia del comandante. Non lo so, mi è uscita così la risata. Non era esatta, ma... Bah, tant'è. Obbedire ciecamente ai propri superiori. È davvero questo che significa essere uno Xidol? Mesis, sei pronta? Sì, Yugra. Quindi, tra le nostre fila terrestri, c'è un aiutante alieno. No, l'ho sprecato, che sbaglio! Ho premuto per sbaglio! Accidenti, disdetta. E vabbè, mi arrangio. Ma ancora questi? Ma basta, per favore, basta, saltiamo, saltiamo, non voglio vederli. Mamma mia, che seccatura sti due.
Nah, si è schivato, eh. Bravo, bravo. Ok, ma le torrette, bene, distruggiamo. Oh, meno male, torrette, ma già mi hanno seccato, eh. Ok, attenzione! Oi! Ok. Bene! Ah, ci picchia! Sono tremendi! Ok, bene. Quei due scemi si fanno colpire. Oh, allora? Tornate? Oh, bene! No, ho sbagliato, accidenti. Mannaggia, sti cosi che mirano. Ma perché non me lo punta mai? Accidenti a lui. Ah, mo c'è errore. Ora. All'improvviso. Mannaggia. Basta, vado con il Tabuki. Beccati questo. Preso in pieno. Oh, che goduria! Godurioso! Goduriosissimo invece! Molto godurioso. Ci hanno ordinato di ritirarci. È assurdo, il nemico è qui davanti a noi. Missis, ci ritiriamo. Ma Yugra! Hai almeno un buon motivo per voler combattere così tanto da essere disposta a ignorare un ordine diretto? Ricevuto. Ecco, svenuta un'altra buona occasione per abbatterli. Questo ci rende tutto più facile. È ora di passare alla fase successiva. Oh sì. Wow, questa è stata tosta, eh. Non lo nego. Wow, un bel po' di armi epiche. Non male. Amico mio, sì, un'altra missione. Scommettere sulla propria vita, ma mi sa che ce la facciamo la prossima volta. Bene, io direi che per questo video è tutto. Proseguiremo la prossima volta verso Martello degli Dei. Vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va, e ci vediamo al prossimo video, ciao!